Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Fallout 76. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi siamo nella zona di che era Berkeley, come no Berkeley. Beh, aspetta che mi ha laggato male. Ok. Grazie. E scomparso il cadavere di questo qui. Dov'è? Ah. Momento che sto usando il fucilazzo. Beh dai, questi sono di livello abbastanza basso, quindi è una buona cosa. Nel senso che è una buona cosa perché recuperiamo un po' di rottami, un po' di cose varie ed eventuali. Un'altra cosa ragazzi, mi sono ricordato, vabbè naturalmente più che ricordato, mi sono dimenticato di ricordarvi nell'ultimo episodio che noi abbiamo ancora da fare la missione là, quella del mistero, la tipa, dobbiamo andare con la nostra arma a ammazzare un Yagulla, come si chiama, il nostro distributore. Poi un'altra cosa volevo chiedere a voi, perché io non l'ho trovato, ho comprato un abito nel negozio con gli atomi. Solo che non lo trovo nel vestiario. Quelli che ti dà nel menu principale. Io qua ho trovato una cosa, guarda, c'è il distributore Humanit, dove ci sono delle mappe, mappa del minatore, due mappe del minatore e una mappa dello scavatore. Io provo a comprare la mappa del minatore. Ok. E voglio vedere un attimino cos'è questa mappa del minatore. Aspetta che stanno arrivando nemici. È malato. Attenzione. Ok, ce n'è un altro. Madonna, questo è di livello 40. Aiutami. Un attimo. Cioè, un attimo, sto pian piano ricaricando. Allora, qua uso, se possibile, anche questo. Non è vero. Questo però. Ma perché tutti su di me? Scusate. Aspetta. Sto cazzo. Resista. No, sto morendo di radiazione. Usa anche lo spab. No, non devo andare, non posso usare proprio in questo momento. Ah, aspetta, approfitto. No, madonna, l'ha one shottato. Aia. Aspetta, ricarico. Arrivo, arrivo. No, neanche più stinto. Non devo andare. No, vedetela tu. Ho capito, sto cercando di attirarlo. Ok, l'ho attirato. L'ho attirato. L'ho attirato. L'ho attirato. Aspettate, qua ci vuole. Merda, l'altra arma. Se riesco a metterla. Ok. No, sono morto. Ricarica. Un momento. Un momento. Cazzarola. Eccoci, ci siamo quasi. Ole. Aia. Che cazzo è? Ah, non ho finito le munizioni. Cambia arma. Cazzarola. Ok. Carica, piano. Vabbè. Madonna, il lag. No, vabbè, basta. No, non sparo più, basta. Cioè, io premevo un'ora prima. Togliti dal cazzo. No, un attimo, fammi recuperare tutto da questi. No, lo steampack, non te lo prendere. Io non c'avevo lo steampack, veramente. Allora, momento. L'hai preso lo steampack? Sì. Nel caso forse ce n'ho anche qualcuno. Non mi ricordo più che stavo dicendo. Però poi quando mi ricordo ve lo dico. Vabbè, siamo riusciti a toglierci dalle balle quello lì. Fatemi mettere il Radix. Allora ah no, già ce l'avevo nel caso di necessità. Ma come faccio ad avere un solo steampack se ne avevo trovati 6.000? No. Vabbè.
sta di fatto che... Casino. Ah, vi stavo dicendo, devo ancora andare da questo qui per quello della siringa. Vabbè, poi ce lo becchiamo qua. Se mi togli la destinazione, perché me la rimuovi? Questo di... Ah, perché è tuo. Senti, che cazzo. Comunque, dicevamo, volevamo dare un'occhiatina qui in giro, se possibile, per vedere un po' cosa c'è. E... Ah, no. La mappa del... Allora... Sarà qua, tra le varie? No. Note? Mappa del minatore. Si individua la posizione dello scavo sulla mappa. Utilizza la mappa per individuare il punto di scavo. La eliminerà dal tuo inventario. Sì. Dove sta? Vabbè, metti pure la mappa del tesoro. Vabbè, questa è la mappa del tesoro. Colpo di fortuna. Trova questo luogo. Sito di prova SMA e scava. Ah, e questa è interessante. Questa direi di farla. Però, come detto, diamo un'occhiatina qua in giro, se no famo notte. Ci dovrebbe essere anche un... io sento. Sì. Un'altra cosa, ragazzi, riguardo quelli dei silo nucleari, non so se ve l'avevo già detto, ma si perdono dopo un po'. Dopo un po' scadono. Qua in questa cucina io recupero tutto. Questi tutti al... Questi cazzi, diventeremo pesantissimi. O come prendo tutto, di tutto e di più. Prenda la torta. Prendi i piatti. Sì. Bilancia da cucina. Scatola, zucchero. Poi se c'è un tavolo ricicliamo il mondo e più. Vai di prepotenza. Con questo... Attività ossessivo compulsive di recupero materiali random. Allora. Un attimino qua. Qua ci saranno altre bestie dai rumori che sentivo, ma prima recuperiamo cose random. Registratore di cassa vuoto, vabbè. Gli affari evidentemente non andavano un granché bene. Io sto sopra, C'è un sopra? Sì. Ho aperto con la porcina. Ah, aspetta che in bagno c'era dell'acqua sporca, ma anche un altro steam pack. Cioè un altro, mo uno ce n'ho in realtà, non è che... Evidentemente ne abbiamo usati più di quanti pensavo di averne, perché mi ricordavo di averne un fottio, invece no. Allora, siamo entrati da qua, va bene. Arrivo anche io al piano superiore, che diamo un'occhiatina. Se sa mai, aspetta un po' sparacchiare, la sveglia ci serve, la lampada no, però la prendiamo uguale. Qua si esce fuori. E recuperiamo cose a random. È andato come missione di suonare una chitarra acustica. Eh beh, suona, suona. Suona sui tetti di Beckley, quello ah, certo. È l'obiettivo. Fai prima tu, poi faccio pure io queste altre cose. Ma c'è qualche altro strumento a fianco a lei? No. Ah, ok, sennò facciamo il concertino. In realtà sto andando giusto o meno, credo di ni. Allora, aspetta che... Qui ho trovato uno steam pack comunque. Chi mi sta sparando? Ah, quello là. Ancora meglio
Ma questo il... che cos'è quest'arma Cryolator? Quello elettrico lì, vabbè, non mi piace. Non mi ricordo. Ma non li buttare, scusa, no, riciclali. Ah, no, ok, ok. No, perché danno parecchio alluminio quelle armi. Cioè, quelle armi, le armi in generale. Oh. C'è un banco da lavoro, qui su. Aspetta, arrivo, fammi... Io ancora mi imbroglio qua quando devo mettere le armi. Di munizioni, ottimo. Questa zona sembra molto ricca di aggeggi vari. Fatemi riciclare un po' di roba anche a me. Ce la faccio proprio con calma e scioltezza. No. So che trasporto troppo peso, quindi mi riciclo anche le bottiglie di birra. Sti geyser, poi armi, coltello, vestiario. Azzo, questo è spettacolare, però piombato. Vabbè, non lo posso neanche usare. A livello 40 non ci arriverò né ora né mai. Quindi è meglio che lo distruggiamo. Poi nel caso serve, avete visto quanto pesava, tra l'altro. Va bene, aspettate che sono un po' la chitarra, poi arrivo. Un attimo che ci attrezziamo. Senti il sound. Ah, ce l'hai pure tu il bonus. Ok, penso che possa andar bene una schitarrata e via. E sì, dai, ci completiamo pure questa missione. L'altra sta lì. Aspetta che te venga a dare una mano, nel caso. Omelette. A chi sta sparando, scusa? Ci sono mille devoti qua. Sega ossa. Vassoio che contiene alluminio. Non conta che... Aspetta che... Psycho, Radix, Steampack. Ok. A posto. Vado io, Oppela. Oddio. Arrivederci, signora. È stato un piacere. Ma come la suona questa chitarra? Ok. Ah, sta anche qua sotto, coso. Sì, sì, già preso, già preso. Ce ne manca, mi sembra, solo un altro da suonare. 4 metri. 28. Vabbè, io nel frattempo do un'occhiata qua che c'è un Radix, una Nuka Cola. Una persona che si mette davanti. Aspetta. Do un'occhiatina anche qui sopra. Noi? Infatti, guarda qua. Così. Le batterie di ferro danno un sacco di roba. No, dove ca... Vaffanculo. Bastardo. Aspetta che... È meglio senza mirare comunque, ma nettamente. Poi vengo... Aia. No. Aspetta che è pure malato. Sto piccolo bastardino. E latta di vernice la prendo perché ha del piombo all'interno. E poi ci facciamo le nostre munizioni. Poi arrivo anche io di là, eh. C'è là la chitarra, dove stai tu? È un attimo. Sì. No, per sapere, se no. Allora, dov'è che sta la chitarra? Sì, eccola. Ah, pure io no, ho trovato. È banjo. Fatemi riciclare altro po' di roba, un po' di armi. Allora, c'è stato il... un devoto che mi ha sparato su Radix. Così. Mi ha lanciato il Radix, vabbè. Allora. Con questa pistoletta artigianale non è male. Io mi sto facendo tutti sti... sti piani, ma dovrei effettivamente andare prima a suonare il banjo che sta dal lato dove stai tu. Sì, sta proprio dove sto io. Vabbè, provo a fare il giro da quest'altro lato, vediamo se risbuco là. Così almeno liberiamo anche questa zona, ragazzi, che comunque
È un bel accampamento nemico e in linea teorica dovrebbe darci un po' di cose interessanti. Vista tra un devoto e un protector. Falli fa. Mamma mia, carabina da combattimento. Guarda qua che figata. Dove l'hai trovata? Bellissima. Ma dove sei, scusa? Lì. Aspetta. Lassù. E come cazzo? Lascia fare. Fatemi vedere un attimino. Questa la devo provare, signori. Questa la proviamo. Ma che cazzo si fa? Aspetta. Dove sta? Dai, io scendo. No, non la posso usare. Livello 20. Ma tua madre è veramente un po' baldracchina. Io qua non posso passare, quindi mi sa che per arrivare da te devo fare comunque. Sì, ma era tutta una strada. Aspetta, guarda qua sotto. Non mi faccio niente a questo. Chi? A Mr. Gazzi. Dove sta? Qua, livello 32. Vabbè, provo ad avvicinarmi un pochino, ma. Vabbè, ricordiamoci che l'ardente di prima era a livello 40, quindi abbiamo fatto grandi numeri. Qua la luce la spengo, non vorrei attirare troppe attenzioni. Qua già, vabbè, qua già ci siamo passati, quindi devo semplicemente andare dall'altro lato per recuperare cose. Eccola là, la chitarra, quindi devo fare la... Mi è arrivata una fucilata da qualche parte, ma non so chi. Senti quei colpetti. Chi cazzo li spara? Io. No, mi arrivano a me i colpi. No. Ma questo si è impallato? Vai, tu approfitta. A meno che non schizzano i colpi. Ah no, sei tu che spari. Scusi. Ma. Aspetta, io sto dall'altro lato. Mi dà una mano? Sì, sto sparando. Vabbè, tanto si è bloccato, quindi rimani là, non ti muovere se dovesse sbloccare. Sì. Aspetta che ci carichiamo. Io so il fucile da caccia, no. Tu il pompazza. Ma poi dovrei... Aspetta, poi vengo anche io, se mi ricordo dove sta. Dovrebbe stare anche qua vicino il coso. Quello del silo nucleare. Sito nucleare, secondo me. Questi li togliamo, quello me lo tengo però, Il fucilazzo, anche se non lo posso usare per ora, però prima o poi arriveremo al livello 20, no? Teniamocelo stretto. Aspetta, pistola. È un po' strano che c'è qui. Tempo? È molto poderoso. Cioè, ma si sente anche un po' di... Vento, dico. Ma questo? Cosa? Aia. Morte. Come questo? Allora... Ma gli edifici qui dentro non c'è niente... Laggate. Sto trovando un sacco di armi, un sacco di cose che al momento sto recuperando per riciclare. E ok, io direi di spostarci. Aspetta che si è bloccato il gioco. Bene, ok. Vabbè, io devo suonare un attimo il banjo. Così completo la missione. Ma ti ha dato un po' di esperienza questa cosa? Sì, ok. Fatto. Io in realtà vorrei fare anche quello del tesoro. Che ho trovato la mappa. Cioè ho comprato la mappa. E ricordiamoci che tra l'altro là, ragazzi, c'erano altre due mappe del tesoro. Quindi forse conveniva. Guarda qua che altro cecchino. Grande. Ma il cecchino costi lag. Non serve a niente. No, vabbè, non mi avvicino proprio. Presumo che non, io non possa utilizzare neanche questo, però.
Dove sta? Infatti. Sono tutti e due di livello 20. Questo va con munizioni 308, questo con 45. Quindi saranno tutte e due da tenere. Il cecchino fa 68 di danno. E lì sotto c'è qualcuno. Ma io volevo il mio vestitino che ho comprato nel negozio, scusate. Aspettate, datemi un attimo per riciclare questo e poi vado a quel tipo che avete visto un attimo. Fatemi riciclare cose e armi. Questo, questo, ok. E adesso bam. Allora, prima eccolo là, il tipo ufficiale ardente. Aspetta, aspetta, prima controlla qua sotto. Tanto c'è. Non c'è niente qua, già ho visto. Sì, ho capito, ma possiamo tranquillamente sparare da qua, perché andarci a. No, non è vero, non lo becco neanche. Arrivo, arrivo. Io vorrei recuperare le cose di quel mister Andy che avevi cecchinato qua. Portami di piombo. Vediamo se c'è dell'altro. No. Arrivo. Quindi, stessa rola di chiave inglese, dai. Le zone un po' più pienotte di roba le vedo un po' laggose. Cioè, vedete. Questo codice, va. Anche adesso. Vabbò, tanto che ci faccio. Vabbè. Anche raccogliere oggetti li cliccavo, ma. Dove sta? Eccolo. Ah, eccolo. Qua c'è un giacimento di qualcosa. Agglomerato di cristallo. Lo puoi prendere? Sì. Aspetta, lo prendo pure io. Un bancone. Aspetta un attimo, perché qua ci stanno tante di quelle case. No, questa è da rivendicare. Sì. No, vabbè, sti Kaiser. Io voglio vedere prima qua che era un museo, ci ha detto. Che cos'è? Fatemi vedere un attimo sulla mappa. Sta tutto qua. Dai, entriamo. Se si entra, perché non è aspetta che sto carretto è militare, quindi ci avrà delle armi, no? Infatti. Armi, borsa per le munizioni e basta. E qui dentro no. Sto anche morendo di sede un attimo. Invece dell'acqua, datemi un attimo che mi vado a bere un po' di cose qua. No, queste bombole del gas a lucegeno là, se le ricicli ti danno un po' di cose. Purificata qua. Ah no, vabbè, ce ne abbiamo abbastanza in realtà, pensavo meno. Allora, ho buttato un po' di cose marce e mi sto dando un'occhiatina anche qua. Non si sa mai, come detto, visto che c'è questa cittadina, spippoliamola un pochino. Sarei tentato da andare a riprendere di nuovo le due mappe che avevo lasciato là, perché non so se effettivamente si possono poi ricomprare in ogni dove. A me sembrava tanto di un qualcosa che, cioè, sembrava tipo una specie di deposito personale, perché c'erano tutte le cose che già avevo. Dove? Qualcosa delle mappe. A me c'erano solo tre mappe e basta. E qua si entra? Sì. Vediamo un pochino che c'è. Pensato a come espandere i tuoi affari e raggiungere migliaia di nuovi clienti ogni giorno? Spam qua. Lascia che ti presenti l'avvincente mondo del radio marketing con resort sciistico di Pleasant Valley. Trasmettiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dal top of the world, raggiungendo tantissimi ascoltatori locali e turisti che si godono le meravigliose vette e vallate dell'Appalachia. Perciò sintonizzati e ascoltaci anche tu. Chiamaci e fissa un appuntamento con il nostro team di marketing. I tuoi affari non saranno più come prima. Garantito. Sto prendendo sti cosi che poi li... Vabbè, era un messaggio di spam della tipa là. E per se il resto accendino, qua. Coltello, detergente, vernice, latta,
chiave combinata. E ok, ok. Proseguiamo anche in questa zona, che dovrebbe essere un'altra zona. Quale zona? Aspetta, fammi vedere sulla mappa. Sì, però un attimo, perché io avrei sbloccato anche qualcosa che forse è questo. Trova questo luogo. Sì, da là dobbiamo andare, però non so se andarmi a recuperare le altre mappe. Comunque, vabbè, proviamo. Questa era una bella zona da visitare, comunque, perché ci sono parecchi oggetti che abbiamo recuperato. Ci siamo fatti almeno un paio di fucili da cecchino, al momento inutilizzabili, però appena livelliamo devo arrivare a livello 20 in realtà, però va bene. Poi il cecchinazzo ci può essere utile perché attacchiamo dalla distanza. Nicholson's End. Aspetta che ci stanno i bagarozzi qua. Ah, ci stai già tu là? Ok. Sì, ma ho finito tutte le munizioni a quanto pare. Ma tu finisci sempre tutte le munizioni. Quindi, o mi dai qualcosa. Vabbè, ma anche lei deve variare un po' l'utilizzo delle armi. Ho finito tutte le munizioni delle armi, tutte le armi che ho. E che fa? Se li mangia i colpi? Vabbè, io questo non lo prenderò né ora né mai, quindi facciamo così, va. Okay. C'era un bancone lì. Piano piano, un attimo. Ammazzavo questo. Ce l'hai tu qualche munizione? Non lo so, dipende per cosa. Dopo, prima fammi. Fammi dare un'occhiata. Io il fucile a pompa poi, ragazzi, non ho più messo a posto perché tanto mi mancano sempre dei pezzi per mettere a posto cose. Cassa materiali, denaro. Fatemi vedere anche qui. Diamo sempre una buona occhiata in giro. Io l'ho trovata proprio qui adesso. Le munizioni, fucile. Cazzo. Formica. Raccoglitore. Incazzosa. Molto incazzosa. E che cos'è? Ste formiche malefiche. 34, dove stai fuori? Ho preso una bombetta atomica, così, munizione, ok. Qui ci sono cose interessanti, Ah, dimmi quando ti serve il bancone, Non mi serve il bancone. Serve? Ah, no, nel senso, non so dove sta il bancone. Ok, vai. No, io stavo visitando là. Là dentro, dove stavo, c'è una cassa con un sacco di medicinali. No, non mi servono... Sì, vabbè, ma i medicinali fanno anche brodo, Tutto fa brodo. Allora, ci siamo spostati in quest'altra zona qui per poter arrivare qua sotto e dagli lo spacca pietre dei minatori talpa, non gli faccio niente, non ci viene. Piano piano. Aspetta, va. No, ma finite le bombe? Vabbè. Revolver artigianale, Mentas. Tutto fa brodo. Chiave miniera di Blackwater. Devo trovare anche un tavolo per riciclare robe, che sto non pieno di più. Se vuoi dell'argento, qui c'è la vena d'argento. Aspetta. Aspetta, ne arriva un altro, Guarda. Scomparso. C'è un altro lì sopra. Protectron, è successo un macello. Provo. Io spero, vabbè. Sì, spero di arrivare a livello... no, non lo becco, cioè il fucile da caccia non ci arriva neanche, là va bene. Al momento... è una fase critica, ma... c'è da dire anche che però se siamo in una zona del genere significa che sblocchiamo cose interessanti, no? O forse ci ammazzano male. Qualcuno ha un lanciarazzi, credo. È lui? Sì, aspetta. Niente, no, la selezione delle armi.
po' una merdolina. Tu a me arrivano colpi, ma non... prendo tutto sti cazzi. Vai così, appesantiamoci come se non ci fosse un domani. Oh, questa è 30. Vorrei un attimino. Che cazzo sta facendo? Io sento sparare da... ah, ok. Aspetta, mi metto da qui sopra. Occhio che lancio una bomba. No, no. Vabbè. Che cazzo è? Aspetta, ho livellato, ma... momento. 6 anni per caricare, laggate da panico e via. Vabbè, io niente, sto cercando di recuperare cose appesantendomi all'inverosimile. Però sti cazzi, madonna. Pesante per pesante a sto punto. Se trovi un io sto ancora ammazzando qua. Ricetta, olio. Vabbè, prendila, poi vediamo. L'avevo trovata io, però. Non l'hai presa? No, perché mi stavano ammazzando. Vabbè. Aspetta, mi spenga la canzone con... bellissima, Country Road. Vabbè. Ci dispiace, ma... guarda qui quanta bella roba. E poi vi chiedete perché siamo pesanti. Ditemi voi. Old Possum, qualunque cosa raccogliamo. Vada, vada, prenda il baracchino, cos'era? Scatola di sigari. Lei non fuma sigari. Sono veramente un accumulatore compulsivo, eh. Ma abbiate fede, abbiate fede. Non ci sta un bancone qua. Io ne avrei leggera necessità, onestamente, perché... vabbè, sicuramente qui ci sarà. Sono un po' appesanti. Grande, grande. Allora, c'è quello lì sopra. Un... vabbè, certo, pure io che li vado a stuzzicare. Scusa, perché quell'altro lo prendeva e questo no? Quindi in linea teorica adesso dovremmo entrambi per quando livelliamo, mettiamo carisma per arrivare a 3, così ci possiamo scambiare le... sì. Cioè scambiare, possiamo... cos'è che ha qua? Vai, ci facciamo. Aspetta. Piano piano. Ha finito le munizioni, non lo so, ha lanciato il fucile qua sotto. Lanciato il fucile, sì. Credo di sì. Vabbè, vediamo se stava scendendo. Non so se si è deciso o meno. Allora, poi vengo anch'io al... prendi questo, prendi questo, prendi questo. Un po' di munizioni. Allora, adesso quanto pesiamo? 282 su 195. Buono, buono. Ora iniziamo a togliere cose. Guarda qua. La fucile. Facciamo grandi provviste, grandi provviste. Vestiario. Vabbè, mi sembra a posto così. Siamo a 212, quindi c'è ancora qualcosa in più che ci stiamo portando. E probabilmente provviste o materiali vari in generale. Vabbè.
per armi, vediamo se posso modificare e riparare armi. Revolver artigianale lo rimettiamo a posto. Questo manca adesivo, vabbè. Cazzo d'adesivo. Ok, ok, proseguiamo qua, che ne so, diamo comunque un'occhiata, prima o poi arriveremo a un obiettivo. Distributore. Ma forse questo c'ha le stesse mappe. Sì, c'ha le stesse mappe. Guarda, io faccio una cosa. Io non mi capisco dove sono. Me le compro ste mappe. E me le vedo entrambe così mi sblocco. Mappa del minatore, quest'altra, vai. Ok. E mappa dello scavatore, vai. Ah, forse quindi ce le ha inserite tutte e due, che è una buona cosa, perché come detto magari ci passiamo. Ho preferito acquistarle adesso, perché se poi passiamo nella zona, tanto vale che ne approfittiamo. Guarda questo. Vabbè, mica mi ero dimenticato di te. Questo cos'è? XSO. E va bene. Aspettate. Ho cambiato vestitino, mi rendo vedere. Un attimo, sto andando al tavolo per riciclare altre cose, perché ho preso altre cose. Fammi riciclare un po' tutto. E altre armi da riciclare. Fucile a pompa in quantità. A sto punto, scusate, mi segno anche l'adesivo per... Qua sopra ci sta uno. Salutalo. Che puoi comprare. Ah no, adesso ce l'ho l'adesivo. Contrassegna pure l'adesivo per la ricerca. Adesso arrivo anche io, mi devo fare un po' di strada in realtà, perché vabbè, qua però sta veramente troppa roba. Non ce la faremo mai. E il tutto per andare a recuperare quel tesoro eventualmente, poi, cioè il tesoro, che ne so, dobbiamo scavare. Spero che non ci serva. Un po' di bibitine. Allora, questa sarebbe la nostra cassa, quindi a questo punto andrei quasi a trasferirci un po' di cose. Quali devo prendere? Che ne so, quelli che ti servono a te. Bestiario. Allora, fammi fare una cosa. Ste due armi che non posso utilizzare le poggio, pesano 600 kg. Ok, allora, ho venduto un sacco di robe, mi sono preso un po' di alluminio, eccetera. Adesso non ho più soldi, in realtà, però fammi vedere se ha delle 10 mm, eventualmente, un pochino ce l'ha. Prendiamo ste ultime monete, va bene. E in linea teorica, quindi, da qui alle nostre spalle, aspetta che c'ho sete. Ok, mi mangio anche qualcosina, ma sì. A posto, lei come sta messa? Io benissimo. Allora direi di andare. Aspetta, Ale. Ma qua c'è stato? Sì, ho preso. Sì. Vabbè, colpo di fortuna, colpo di fortuna. Trovo il deposito della duchessa. No, vabbè. Io al momento mi avvio qui sopra per poter andare lì dove c'è questa. Destra. Saliti qua poi a destra. C'è gente che si spara qua sotto, però. Sparatevi tra di voi. Ah, guarda quanti sono. Vai, vai, massacrate. Una granata. Non so se ce l'ho in realtà.
Fammi vedere. Sì. La. Troppo lunga. Vediamo. Troppo corta. Vabbè. Vabbè. Arrivederci. Scannatevi, scannatevi. Poi magari ho speso tutti quei soldi per le mappe del tesoro e non ci riguadagniamo. Dovremmo andare qua a destra, ma non so come si sale. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa. Niente di particolare. Ah, di qua. Che ci dovrebbe stare qua? Non ne ho la più pallida idea, mi diceva scava. Scava? Quindi scaviamo. Spero non ci serva la pala. Onestamente. Con questo coso forse? No, direi di no. Dice che devo andare molto più in là, quindi. Cioè molto tra virgolette. Sì. E so curioso, voglio vedere che mi sono costate care ste mappe. Quindi i funghetti sugli alberi li lasciamo. Ho venduto anche parecchia carne perché onestamente andava sempre a male. Quindi è inutile che mi sto incatastato con tutte ste. Sito di prova SMA. Ok, allora fatemi vedere. Sì, è giusto così. Occhio che ci sono delle degli ghoul ferali. Ma io non ho capito perché certe volte è alla finestra lì comunque, vabbè. Ok, con che leggiadria. Allora, prima direi di controllare la zona. E poi qua radiazioni come... Aia. Merda. Vai, vai. Prima o poi uno lo becchiamo. No, sì. Sembra veramente che sono ciecato comunque. Wow. Cioè io pure quando vado a rivedere il video, come cazzo è? Ma perché non... Cioè non c'è bisogno di rivedere il video. Voi vedete il video, ma io me ne accorgo quando sto giocando che c'è un... Cioè voi vedete quando parte il colpo. Io avevo tipo cliccato un secondo prima nel 90% delle occasioni. Quindi è per quello che poi non becco niente. Aspetta, spegni la radio per favore. Non so, se lo sapevo la spegnevo io. Vabbè. Vedremo. Segnala o meno. Non so. Questi li prendo che c'è il piombo. Non ci arrivo. Ok. Le forcine, estintore gratis. Vabbè, qua raccattiamo tutto quello che possiamo. Tanto ci sono. Beh, normale, sì. Io metto a riciclare robe subito. Stiamo prendendo un po' di radiazioni, ma sti cazzi. Avevo qua, dovrei aver preso tutto in questa stanzina e... Come detto, controlliamo prima tutto, poi andiamo a vedere effettivamente dov'è che dobbiamo scavare. Il Radix me lo prendo dopo direttamente. In realtà conveniva prendere il Radaway almeno. Sì. Stavamo già parati però. Non miro più tanto. Rimedio che ha il suo perché. Allora, andando sulla mappa, trova questo. Sì, ok. Poco più in là dovrebbe essere. Ah, ok. Trovato. Scava. Ricompensa 5 rottami di piombo, cemento, rottami di titanio, rottami, steampack, ok. E a me niente? No, scusa, tu non le hai comprate, che fa? Spendi i soldi io, non te da niente, dai, cosa a te, scusi signora. Ma noi
siamo in squadra. Ho capito, siamo in squadra. In realtà ne ho sbloccate anche un altro paio. Una sta qui, trova questo luogo. Guarda qua che figata. Ci sono queste case in aria. Cioè sulla mappa, dico. Sì. Io le andrei qua. Sede della società mineraria. Io farei quasi una cosa. Andrei verso questa zona qui. Ti metto il segnalino. Ok, lì stavo andando. A posto. C'è del fuoco lì. E un attimo che mi dovrei prendere anche un rad qualcosa. Rad away. Stavo un attimo male e magari un po' di cibo in scatola. Un po' di sto cazzius. L'acquetta. Così ci recuperiamo anche la salute. No, toglimi il mitrino per favore, che non è per qualcosa, ma non abbiamo munizioni. Ma perché io sento questi rumori tipo terremoto? Perché... sì, che cazzo è? Bestia ardente, livello 50, non mi sembra il caso. Cagare sotto. Ma scusami, guarda, ti lancia delle onde energetiche. Lascia tipo. Lascia fare, io me ne sono fuggita. Ma perché tu non... Guarda là. Madonna. Porca Eva. Vabbè, sono morto. Porca troia. Fai una cosa. Ah, devi andarti a recuperare la roba? Sì, sì, in linea teorica sì. Ah. Vabbè, tu allontanati, cioè allontanati un attimo, nel senso rinasco sì, dove stai tu e poi cerco di andarmi a riprendere quei pochi stracci che saranno rimasti da questa esplosione. Vabbè, pure gli ardenti comunque erano di livello 23, certo quello mi ha lanciato due ondate che è stato un attimo. Bene, bene. Signori, vediamo se riusciamo a recuperare i nostri averi. Eccolo là. Aspetta, dai che sta a 60 metri. Dai che sta a 60 metri. Vai che non ci ha visto. Aspetta, spegni la luce, va, magari. È pure la luce che... ecco, questo sta qua. Non credo che ce la facciamo perché comunque ci stanno anche questi altri. Così siamo nascosti. Vai, 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 vai. Dai, dai, prendi tutto. Mamma, quanta cazzo di roba. E damose, damose. Arrivo? Arrivo? Sì. No, vabbè, stavo dando un'occhiata al sito di prova, ma non c'è niente. Io sì, mi ha fatto respawnare praticamente. E là poi mi sono rifatto la strada al contrario. Quindi già abbiamo un punto di respawn. Io onestamente vorrei anche andarmi a togliere quella là. Nel prossimo episodio magari ci andiamo a togliere pure quella missione della bestia che gli devo sparare con lo sparasiring là, come si chiama, perché sennò ce le teniamo e rimaniamo. Sì, ma tu dove l'hai trovata la siringa? A quella missione dove tu hai rage quittato. Ti dava l'arma la tipa, poi dal banco di lavoro. Vabbè, ce l'hai ancora attiva tu, perché se non l'hai fatta la puoi rifare. Non lo so onestamente se ci salutiamo qui o meno, perché certo sono fighe ste cose qua sopra, ma secondo me siamo andati un po' oltre. Stiamo rifacendo lo stesso errore degli altri episodi. Stiamo andando in zone dove è meglio non andare, presumo. No? Io ci sto già quasi. Ma io devo ancora livellare, o sbaglio? È vero. Aspettate, aspettate. Vabbè, facciamo una cosa, sblocchiamo la zona. Vabbè, io mi prendo comunque un punto carisma. Permette di condividere talenti di valore più alto, influenza il tenore delle ricompense delle missioni di gruppo, i prezzi delle trattative. Oddio, in realtà se solo... Vabbè, facciamo giusto per vedere pure sta cosa. Riescono più rapidamente. Influenza dell'alcol. Vabbè, se mi prendo qualcosa di diverso...
cannibale. Mangiare cadaveri di umani, ghoul, supermutanti ardenti e minatori da ripristina la salute e annulla la fame. Ecco, questo lo userei onestamente. Sembra una... Questo ce l'abbiamo, mi sa. Tieni i benefici maggiori quando sei ben nutrito. Tutti i cibi. Tiruta garra. È anche vaccinato. Sarebbe una buona cosa. Anzi, facciamo così. Vai. Lo andiamo a combinare. E poi andiamo a mettere in... Questo era per l'endurance, se non sbaglio. Così togliamo, magari. Tutti i cibi. 2 qua. Ah no, questo è di 3 però. Vabbè, al prossimo poi ce lo mettiamo quello vaccinato. E intanto su carisma ci posso mettere: guadagni un punto carisma per ogni compagno, te escluso. Vabbè dai, ci sta. Dov'è il signore? È nella zona. Ma perché c'ho ste cazzo? Una e due come sempre, quindi una. Io sento un ticchettio comunque. Sempre quello là però. Mi dava una missione, mi sa che la darà pure a te una volta entrato. Attenzione. Aia. Ma è entrato dove? Perché io... Aspetta un attimo. Ah, però c'è una scheda. E io una scheda, un po' di schede le ho trovate random in giro, ma non so che non basta. L'ha preso quello che doveva prendere, sto rincoglionito, sì. Allora, Severino, c'è qui intorno qualcuno che... Forse qua... Lo sento da quest'altro lato. Mo vallo a capire dove sta questo. Io onestamente non so dove sei, quindi va bene. Sono nella zona figa che avevi detto di andare a vedere. Beh, devo fare una cosa, mi sono scordato. Pure qua dentro, se magari... Madonna! C'è niente di speciale qua, no? Ci mettiamo qui. Tac! E... Si scende. Va bene. Direi che da qui... Ah, ho capito, ho visto dove stai, però... Non saprei, non saprei. A parte che sta morendo, signora. Lo dico in amicizia che... È successo ma... È saltato tutto in aria. Ah, ha fatto dei danni. Allora, questo mi deve aiutare tu. Forse io non ho armi decenti, mi spiace. Ma io posso combattere solo che quelli che sono di livello una decina massimo. Dopodiché muoio male, quindi. Vorrei solamente sbloccare un'altra zona. Poi ci salutiamo, ragazzi, perché oggi abbiamo girato un po' random. Però qualcosina di interessante l'abbiamo trovata. Io dove sto andando? No, da un'altra parte in realtà, vabbè. Perché secondo me questa non è zona per noi. Tenuta Garan. Sì. Io là sono stata, sì, infatti io ce lo penso, è troppo alto il livello dei nemici.
Ma più che altro non abbiamo grandi armi che può. Cioè, io se ci avessi 10 mm. Questa non è la missione tua, tra l'altro, neanche la mia, perché c'è la Sì, stellina. Perché? ma è inaccessibile al Non momento. c'è la scheda? Va bene. Allora, ragazzuoli. Che so. Ah, 3 sigarette. Che cazzo. Direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Come detto, abbiamo spippolato un po' in giro, non è che abbiamo fatto grandi passi avanti, però nel senso anche questo va fatto, anche Un po' di esplorazione. poi comunque un tesoretto l'abbiamo trovato, ce ne sono altri due, ho speso un bel po' di soldi per comprare queste mappe, ma va bene, è un investimento per il futuro. Fammi vedere se mi ha sbloccato il teletrasporto, sì, a posto. Quindi la prossima volta possiamo andare direttamente qui sopra, che è dove c'ho un altro tesoro, e poi c'è quello di incontrare la tua mentore. Lei non c'è il tesoro perché non ha speso, non ha investito. E poi qua lo Yao Ghoul stava da ste parti. E vabbè, andremo a vedere. Eccolo qua. Andremo a vedere anche questo qui. Va bene. Dai, ragazzi, ci vediamo allora con il prossimo episodio. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, su Facebook, su Twitch per le live. Che poi vi riporto sul secondo canale. Mi raccomando, seguitemi su Twitch. E niente, ci vediamo alla prossima con Fallout. Lasciate sempre like, condividete. E ci vediamo alla prossima. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.